Buonasera e complimenti a Silvio. Grazie. Baldini, perché non era affatto una partita facile, si sapeva, il Pescara ha avuto la pazienza giusta, l'ha vinta meritatamente con quel piccolo spavento, l'occasionissima del Sesti. Grazie. Nel secondo tempo, ma io dico, figlio di 10 minuti non interpretati bene in quel momento della ripresa. No, siccome siamo una squadra che ci mette molta energia nel fare le cose e ci stanno anche dei momenti che devi rifiatare, non è che puoi sempre andare sempre a mille. Il momento che abbiamo rifiatato, guarda caso, abbiamo lisciato una palla, è andata sul secondo e il destino ci ha aiutato, perché quello l'ha sbagliata in maniera clamorosa e noi abbiamo ricontinuato senza spaventarci, sempre andare all'attacco. E poi è Tungov che... cioè, era scritto che faceva gol lui. Sì, perché se lei... No, perché venerdì all'allenamento ha fatto una cosa tatticamente che non è da lui. E io ho fermato il gioco, ho detto fategli un applauso a Giorgi. E questi l'hanno applaudito e lui era felice di questo applauso. E stasera ero sicuro che quando andava in campo sarebbe stato utile, perché lui, un ragazzo abbastanza come, con le sue problematiche, ma non problematiche, un ragazzo fragile che si deprime e si esalta con una certa facilità, stasera era quei 20 minuti che doveva fare. Stava bene, era in fiducia e quindi è riuscito a far bene, dai. Soprattutto quando poi dopo il gol fatto si è messo a inseguire gli avversari del Sestri come se non ci fosse un domani, recuperando tanti palloni, non da Tunio. Difatti, poi ti vedo, quando lui c'è, che ha lo spirito giusto, è un giocatore completo. La partita nel complesso, abbiamo detto difficile, si sapeva, ma lei è contento di come l'ha interpretata, con la solita intensità, direi io, il Pescara? Io devo solo ringraziare questi ragazzi, non posso stare a fare il professore sull'estetica, sul gioco, perché noi siamo in questo gruppo, sono entrati 5 ragazzi, hanno dato tutto il loro contributo, hanno portato la squadra a trovare poi diverse opportunità nel cercare di far gol. Siamo andati vicinissimi, siamo andati anche noi vicinissimi al raddoppio, come loro potevano fare il gol in maniera clamorosa, ugualmente di Bentivegna, che mi ha detto che l'hanno toccato. Era un rigore solare. Mi ha detto che l'hanno toccato. Rigore solare e espulsione per Valentino. Quindi niente, dai, siamo felici. Le chiedo un'ultima cosa prima dello studio, ed è una considerazione tattica, perché quando è entrato Ferraris poteva sembrare all'inizio un 4-2-3-1, ma in realtà Ferraris ha fatto la mezzala, sì, con Valzani a vertice. Sì. Lui è andato a fare la mezzala, la sa fare, quindi era uno che avrebbe attaccato di più la profondità perché era fresco. Visto che poi non riuscivamo, ho messo Valzani a mediano e Tungov da... Una domanda per Baldini, la riferisco io con l'auricolare. Massimo, Fabio Ferraresi. Fabio. No, a proposito di questa considerazione che hai fatto, Enrico, volevo chiedere al mister se quando troveremo queste squadre che si chiudono così tanto potrebbe essere un'alternativa provare a fare un 4-2-3-1 con un giocatore in più nella fase offensiva. Le chiede Fabio Ferraresi se quando ci sono queste squadre che si chiudono così come ha fatto il Sestri Levante, se il 4-2-3-1 potrebbe essere un'alternativa. Sicuramente sarebbe una soluzione migliore per noi, perché possiamo giocare con un giocatore d'attacco. Però ora la squadra ha fatto tutte queste vittorie con questo modulo e non voglio togliere le certezze non le voglio. Quando ci sarà da parlare di questa partita possiamo anche, perché poi ragazzi me l'avevano chiesto da solo, perché da casa mi ha detto ci mettiamo a due pensando che Ferrari avrebbe fatto il trequartista, invece ho detto no, fa la mezzala perché poi lui la sa fare, l'ha anche fatta in allenamento, quindi variare tatticamente in certe partite sicuramente ti può aiutare. In chiusura, Flash, risposta a Flash, Cangiano sostituito per il problema al ginocchio, il colpo duro, o sta bene? Cangiano, qui non ci sono titolari. No, ma era solo per sapere se stava male o meno. Sì. Niente, ha preso una botta, però dai, è tutto a posto. Ultima e chiudo, Max, senza domanda, pensiero libero, cosa si sente di dire per questo stadio così bello che ha chiamato sotto la curva la squadra? E le racconto un aneddoto: prima della partita, non so se lei l'ha sentito, alla lettura delle formazioni, applausi per i giocatori del Pescara, ovazione al nome di Baldini. Vabbè, ora mi metti in difficoltà, perché queste cose qui mi toccano, perché sento, io la città la vivo, non sono uno che mi rinchiudo e mi estraneo da questo mondo, io la città la vivo, sono come uno, come un cittadino di Pescara, e quindi queste cose qui mi toccano, li ringrazio, però fate le ovazioni ai giocatori, perché sono loro che ci mettono l'anima in campo.